Oggi ci troviamo qui nella sede della Protezione Civile di Maiano per intervistare il professor Rodolfo Davani, la memoria storica di Maiano De Marsi. Professore, in due parole, chi è lei? Io sono, già mi avete annunciato, io sono Rodolfo D'Alessandro Tavani Aloisi, un cognome un po' particolare, conosciutissimo nella zona. Mi hanno definito la memoria storica di Magliano, però piuttosto io sono uno di quelli che va cercando le notizie, tutte le cose che possono interessare. Allora, professore, ci spieghi com'era Maiano prima del fatidico terremoto del 1915? Com'era la vita? Com'era il No, luogo? Maiano è sempre stato, rispetto agli altri paesi della Marsica, già da prima del terremoto, all'avanguardia. Era un paese dove non c'era il signorotto che dominava la vita e la scena politica del paese, ma era un paese di artigiani, operai, benestanti, contadini, c'era un po' di tutto, c'era. E ciò si può ricavare anche, si poteva ricavare anche dalle foto antiche di prima del terremoto, dove ci sono delle case abbastanza belle, tutte concentrate bene intorno a quello che era il centro del paese. C'è una cosa che mi raccontava sempre mio nonno, proprio legato a quella fatidica mattina del 13 gennaio 1915, qualche ora successivamente. Era dei soccorsi, che i soccorsi, vedendo il campanile dritto, passarono oltre. Quanto c'è di vero in questo? Sì, c'è qualcosa di vero, ma non è proprio tanto vero, perché i soccorsi arrivarono piuttosto tardi, in quanto oggi come oggi c'è la protezione civile, ci sono le telecomunicazioni, si collega in maniera rapida, mentre prima per poter far sapere che Magliano aveva subito gravi danni dal terremoto, già ci voleva molto tempo perché doveva andare un corriere, le linee telefoniche erano cadute, non funzionavano manco e c'erano un sacco di problemi. Però comunque i primi giorni la popolazione fece con le sue forze, non arrivava nessuno a vedere il campanile in piedi. Poi dopo 3 giorni cominciarono a venire da Roma con i mezzi per poter portare soccorso. E allora si vedeva questo campanile rimasto in piedi e dicevano: ma Magliano aveva avuto pochi danni, quindi andiamo oltre, andiamo verso Avezzano, verso le parti più colpite. Ci sono qualche aneddoti legati a questa tragedia? Aneddoti come sempre ci stanno. Ce ne può raccontare alcuni? E allora una cosa era abbastanza chiara, che fece il terremoto, era gennaio, era molto freddo e le persone purtroppo quando si ritrovarono con la casa che crollava scapparono fuori così come si erano vestite, non si erano vestite, così come stavano. Alcuni a dorso nudo uscirono fuori per non rimanere schiacciati dalle macerie delle case. E comunque poi, quando la scossa cessò, cercarono di coprirsi. Ma comunque, in ogni caso, ci sono pure anche altri aneddoti di persone che rimangono sotto le macerie per 3-4 giorni e poi riestrancono vivi. E i suoi genitori? Suo padre? I miei genitori, ossia mia madre, nel terremoto delle 15 era ragazzina, aveva 3 anni, per cui una bambina l'hanno presa in braccio, l'hanno portata via. Comunque vadano le cose, la casa dove stava mia madre non crollò, si lesionò e quindi non ebbe grossi problemi. La casa paterna e quella invece crollò tutta quanta completamente. Non,
non rimase niente. E mio padre rimase sepolto sotto alle macerie. E chi lo salvò? Lo salvò perché nella sfortuna c'è anche un po' di fortuna. Invece di rimanere schiacciato da queste macerie, una trave del tetto si mise di traverso e impedì che questo cumulo di macerie andasse a finire sul suo corpo e lo poteva certamente ammazzare. Ma questa trave lo salvò, però lui, siccome era sepolto fino all'altezza del busto, fino al torace, e teneva la testa fuori. Quando sentì il terremoto, lui si trovò al terzo piano. Al terzo piano sentì poi cedere il pavimento la volta sotto i piedi e scese con tutte le macerie sotto al piano della strada. Lì che cosa, la cosa proprio che si nota in un terremoto è appena fa il terremoto, dopo un po' si alza una nuvola di polvere, polvere che non permetteva di vedere quasi niente. E questa nuvola di polvere non permetteva di vedere, però lui sentiva, stava sepolto, semisepolto in quel modo, sentiva i lamenti, le persone che strillavano, chi chiedeva aiuto. Era proprio una situazione brutta, bruttissima. E a un certo punto passa un certo di Benedetto Antonio, soprannominato il Padre Eterno come soprannome, e questo qui faceva il fattore alla famiglia. Mio padre stava sempre con loro, provvedeva a guardare le campagne e tutto quanto. E questo passa di corsa avanti a mio padre, manco lo vide perché si era spaventato di quello che era successo, e allora mio padre lo chiamò: Antonio, Antonio. Questo si gira e vede mio padre che stava semisepolto, se non teneva la testa fuori delle macerie, poteva respirare. E dice: avvocato, e qua stai tu? E sto qua, non è che mi ci sono messo io, ci sono venuto a finire. Dice: aiutami a uscire. Questo qui, per tutta risposta, dice: no, avvocato, voglio andare prima a vedere a casa mia se sono tutti vivi, se che cosa è successo, e poi se non ci stanno problemi ti vengo a cacciare fuori. Questo va alla casa, vede che la sua famiglia era tutta sana e salva, non aveva avuto nessun ferito, niente, e ritorna e tira fuori mio padre. Questo, oltre al racconto di suo padre, del Padre Eterno, c'è un altro personaggio che è stato estratto vivo dalle macerie, però la sua fortuna non è stata così come, sì, come quella di suo padre. Sì, sì, c'è un personaggio abbastanza noto a Magliano che veniva soprannominato Zorro. Era un tipo un po' avventuriero, come Zorro praticamente, però aveva il vizio di bere, quindi amava un po' il bicchiere del vino, cosa che poi a quell'epoca non era molto rara. Questo, quando ha fatto il terremoto, si trovava dentro casa e precisamente alla cantina. Era sceso giù in cantina, perché il terremoto fece alle 8, si mancava qualche minuto alle 8. Lui già a quell'ora era sceso in cantina per andare a prendere il vino, doveva fare colazione col vino. E appena sentito il terremoto, la casa è crollata tutta e ha chiuso l'ingresso della cantina, quindi lui è rimasto prigioniero chiuso dentro la cantina. Naturalmente i soccorsi avrebbero dovuto sentirlo, non lo so, forse lui chiamava, faceva rumore o non lo faceva, ma fatto sta che non l'hanno proprio sentito. Dopo circa 7 giorni hanno capito, perché ha cominciato a battere, che là sotto ci doveva essere qualche persona.
lo hanno tirato fuori, era ancora vivo. Però che cosa è successo? Che non hanno pensato a bendarlo, a mettergli qualche cosa sugli occhi, per cui è intervenuta una fotopatia della retina, che la luce era, si era, non riusciva più a sopportare la luce della retina, e questo qui debole stava perché le condizioni fisiche erano cattive e è morto. Quindi lo hanno tirato vivo fuori dopo una settimana, però poi è morto. Maiano, quanti abitanti aveva? Che comunque il prima. Magliano era sopra i 3.000, 3.000, 3.200, una cosa di queste, ma questo numero comprende anche le frazioni, perciò parlo come comune, il comune di Magliano. E su una popolazione di 3.000 e tanti, che poi facciamo che circa 600 o 700 stavano a Crociolo, 300, quindi 2.000 e tanti c'erano a Magliano. Come vedete, ne sono morti 600. Quindi Nella chiesa di Santa Lucia è conservato un calice che è stato rovinato dal terremoto. sì. Si ricorda se suo padre gli raccontato delle messe, se stavano celebrando una santa messa e terremoto li ha coinvolti oppure. Ah, quando stavano celebrando la messa, sì, e lì c'erano tutte le pie donne di Magliano, c'erano gli uomini, ed era la cosiddetta messa dell'ufficio, in cui andavano gli uomini e leggevano un libro che si chiamava l'ufficio, l'uffiziolo, leggevano quello e aiutavano a partecipare alla messa. E tra queste donne c'era pure mia nonna, che era andata alla messa con le figlie. Lei con le due figlie femmine sono andate lì. Quando hanno visto la chiesa crollare, che proprio mezza la navata se n'è andata, l'altra è rimasta invece sana, si sono andate a mettere vicino sull'altare, si sono ammucchiate, hanno fatto un errore che non avrebbero dovuto fare, perché sopra l'altare c'era una cupola ottagonale, è proprio il punto più pericoloso, perché cupole e cose sono soggette a cadere molto facilmente. Poi, visto che il terremoto è durato un minuto e tanto, poi si è fermata la scossa, per uscire dalla chiesa hanno preso le sedie della chiesa, che poi queste sedie, ogni famiglia teneva la sua sedia, la chiesa con tanto scritto di nome, l'hanno ritirata e se le sono messe in testa per paura che cascassero altre macerie, e sono andata a vedere alle case, però quando sono uscite hanno visto un bel disastro. Forse l'abbiamo visto come all'Aquila, ma come anche ad Amatrice, si sta tentando di ricostruire e hanno ricostruito anche delle case provvisorie per assistere, diciamo, coloro che hanno subito questa tragedia. Anche a Maiano è stato così con le famose baracche. Si ricorda qualche aneddoto inerente ad esse, oppure qualche città che ci ha aiutato nella ricostruzione? Certo, le baracche a Magliano furono il primo intervento immediato per poter portare sollievo alla popolazione. La popolazione che era rimasta praticamente senza casa e senza niente. Comunque, queste persone, prima che venissero costruite le baracche, dove alloggiavano? Dove hanno trovato rifugio? Il primo rifugio trovato fu quello presso i parenti e i paesi dintorno, vicini, che non avevano avuto grandi danni per il terremoto, come per esempio Tagliacozzo. Tagliacozzo ospitò parecchi maglianesi che erano rimasti proprio completamente senza niente. Poi intervengono le baracche,
ma i soldi per costruire le baracche furono offerti da diverse città del nord che con molta generosità fecero a gara per poter aiutare i marsicani che avevano subito questo grande cataclisma. Quali furono le città che aiutarono Maiano? Le città che aiutarono Maiano furono Padova, forse quella che più ha dato i soldi, Vicenza, e noi di Vicenza abbiamo ancora i resti di un asilo ricostruito per ospitare i bambini e adesso è rimasto proprio tutto danneggiato. Comunque si legge ancora, e ci sta lo stemma il leone di Vicenza e ci sta scritto proprio Vicenza. Questi mandarono i soldi e si costruirono quell'asilo là e per parecchi anni ha funzionato. Smesso l'asilo, che poi fu costruito l'asilo, quello proprio in muratura, fatto bene, che fine fece quello? Diventò la sede di un maniscalco, si chiamava Vittorio Ioferraro. Professore, noi viviamo in una terra dove i terremoti fanno parte della storia anche della vita umana. Prima del terremoto del 24 febbraio 1904, ci furono altri terremoti che coinvolsero Maiano e la Marsica? Sì, certamente, ce ne sono stati. Il più antico di cui si ha notizia scritta di fatti che sono avvenuti è quello del 1703, che distrusse L'Aquila. E lì c'è una documentazione di Alessandro Aloisi, che abitava ad Avezzano, che con questo terremoto, non avendo ricevuto i danni alla casa, però si era messo paura che potesse ripetersi e fare altre vittime, perché Avezzano ebbe dei crolli, non è che se la passò liscia, eppure a Maiano ci furono alcuni crolli e alcune lesioni. E allora se ne andò a dormire al capanno con tutta la famiglia che stava al giardino. Al capanno al giardino c'era il bambino piccolo che era nato da pochi mesi, prese la polmonite e non morì per il terremoto, ma morì di polmonite. Poi ancora, 1884, c'è anche un altro terremoto che fece molti danni a Maiano, ci furono lesioni senza far verificare dei crolli proprio importanti come quelli del 15 e quelli del 4. E la nostra terra, come hai già detto in precedenza, è una terra ballerina. Li abbiamo sempre avuti i terremoti, ma il problema che non ci rassicura è che ne avremo ancora nel futuro. Bene, professore, noi la ringraziamo. Grazie per le sue Prego. Parole e soprattutto per i suoi ricordi. Benissimo.